Buongiorno a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo videoblog. Oggi è sabato e vi voglio portare con me in tutto il weekend. Piano piano vi andrò a raccontare quali sono i programmi per questo fine settimana e niente, intanto io mi sono svegliata stamattina verso le 8 e ho fatto un po' di skincare e mi sono truccata come al solito con una riga di eyeliner e poco altro, anche perché oggi incrociamo le dita, ho intenzione di andare al mare perché oggi, cioè io vivo al mare, però ho intenzione di andare in spiaggia, però vediamo insomma perché negli ultimi 2 mesi ha diluviato, quindi vediamo un po' com'è il tempo, non ho ancora guardato, quindi lo scopriremo insieme, vediamo se sarà un weekend deludente o meno. Intanto vado a mettere un po' di burro cacao perché ho le labbra secchissime. Questo qui ve l'avevo già mostrato, è di Latte Luna e è questo qui, non si leggerà niente. E niente, mi ci trovo benissimo, solo che l'ho finito e quindi devo andare in erboristeria da una delle mie migliori amiche a ricomprarlo. E niente, dai, andiamo a vedere com'è il tempo. Speriamo il bene. No, vabbè ragazza, una giornata meravigliosa, guardate che roba. Pazzesca, veramente incredibile. Allora, come avete potuto intravedere, oggi è una giornata meravigliosa, quindi vi racconto un po' quali sono i piani e della giornata. Stamattina ho intenzione di sistemare un po' la casa perché è vergognosamente in condizioni pietose e dopo probabilmente lo vedrete. E la casa, il monolocale, quindi la stanza, per cui non ci metterò moltissimo a sistemarla. E devo lavare una montagna di piatti e fare un sacco di lavatrici perché ho intenzione di iniziare a fare il cambio armadi, anche perché io appunto stando in una casa molto piccola devo organizzare tutto molto bene, altrimenti rischio che se metto via i vestiti poi non posso più riprenderli, o per riprenderli devo riaprire tutta la casa, insomma metterla di nuovo sottosopra, quindi devo essere certa che sia passato l'inverno, ecco, prima di mettere via le cose. E poi comunque di solito faccio sempre dei lavaggi prima di metterle via, solo che devo lavare anche le cose estive che devo tirare fuori, quindi credo che inizierò a tirare fuori le cose estive perché per oggi mi serve un costume, quindi devo anche dare una sciacquata al volo a un costume sperando che asciughi nelle prossime ore e niente. Comunque, quindi l'idea è di andare in spiaggia invece nel primo pomeriggio dopo pranzo e poi di andare a fare la spesa. Tra l'altro, no, vi devo raccontare anche, stamattina sono riuscita a fare già il primo danno della giornata e ho comprato un centrifugatore. Cioè, la cosa mi turba particolarmente, vi dico la verità, perché io ho sempre odiato le centrifughe. E mia mamma da piccola me le rifilava ogni giorno e io sempre con delle scene da premio Oscar, le rifiutavo oppure le bevevo con disgusto, eccetera. Adesso ho comprato la centrifuga. Infatti, quando gliel'ho detto, mi ha detto veramente sei troppo incoerente e c'ha ragione. E questa credo che sia l'età che avanza, cioè quel bisogno di verdura e frutta che non ho mai avuto, ma che inizio a sentire. E niente, quindi ho comprato questa centrifuga della Cecotec che ho pagato 40 euro e dovrebbe arrivarmi domani, quindi ho deciso di registrare anche per questo, così ve la mostro, vi mostro un po' tutte le cosette. E niente, quindi direi di rientrare, anche se sinceramente starei qua tutto il tempo perché c'è proprio questo bel sole. Ah, a proposito di sole, ieri sono andata a fare un giro in centro, ma non ho trovato ciò che stavo cercando, ovvero la crema di Isdin, non so mai come si pronuncia. Comunque cercavo la crema viso solare con SPF 50, perché quando sono andata a fare la mappatura dei nei quest'anno, che non la facevo da 10 anni, quindi vabbè, vergognosa,
Mi hanno detto che devo stare molto attenta perché io sono piena di neri e piccini, quindi quest'anno ho deciso che ci starò più attenta. Per cui niente, mi serve la crema viso da mettere tutti i giorni e poi invece quella corpo ho ancora quella dell'anno scorso che dovrebbe essere buona, cioè in realtà non è dell'anno scorso, l'ho comprata a settembre, quindi ok, saranno passati 6 mesi e niente, quindi quella dovrebbe andare ancora bene. Ok, devo smetterla di parlare e iniziare a fare le cose. Sto procrastinando tantissimo. E niente, dai, vi porto con me così mi sento più costretta a farle. Brevissima cosa da fare, ho tirato fuori dall'armadio questo piccolissimo sacchetto con dentro tutte le cose estive. Adesso le divido per colori e poi inizio a fare le lavatrici. Ok, primo step fatto, ho diviso più o meno per scala cromatica e adesso piano piano inizio a metterli a lavare. Stavo tentando di dirvi che c'è tipo una sottospecie di calabrone nero, ma non so se sia un calabrone, non riesco a dargli un'identità grosso con un pungiglione lungo così, che ha deciso di affezionarsi al mio balcone e quindi è sempre su questo balcone. E tra l'altro si avvicina anche alle persone, non ha paura, quindi io sono terrorizzata. Per cui adesso sto cercando di stendere la mia, come si dice, la mia lavatrice, ma non riesco perché c'è sempre quello lì. Ogni volta che esco, compare e mi fa gli agguati e mi terrorizza. Nel frattempo, appunto, ho messo su un'altra lavatrice, ma se non riesco a stendere quella, sarà difficile poi stendere le altre. Uffa. No, niente ragazzi, mi sono arresa e stenderò dentro e poi lo porterò fuori una volta messa tutta la roba perché cioè, sono veramente terrorizzata. Ogni panno si avvicinava sempre di più, ho detto ok, è suo il balcone, ha vinto lui, decisamente. Niente ragazzi, le braccia distrutte, non fateci caso, ma pesa un sacco e la strada è tutta in salita. E niente, adesso tra un quarto d'ora passa l'autobus, quindi devo solo arrivare lì e poi gli sforzi sono quasi finiti. Buongiorno ragazzi, ne approfitto di questo momento in cui mi sto truccando per parlarvi un attimo. E, ieri poi non ho più registrato niente, ma dopo vi racconto altre due cose. Adesso invece sono super di corsa perché mi sono accorta che ieri mi sono quando ho comprato la centrifuga, ho impostato un locker di ritiro che però chiude all'1 oggi e sono le 11:30, quindi devo andare, ho l'autobus tra un quarto d'ora. Per cui niente, mi sto dando una sistemata perché ho una faccia veramente oscena.
E quindi niente, devo andarlo a ritirare di corsa. Cioè la mattina era iniziata, sapete quelle mattine in cui si inizia super calmi? Mi sono svegliata, ho aperto gli occhi, sono stata un po' lì così, dopodiché mi sono messa su il pano cioccolà delle Tre Marie, in friggitrice ad aria che esce buonissimo, quello surgelato, non so se avete presente. Se avete la friggitrice ad aria provatelo, fidatevi, esce più buono che al bar, perché poi ve lo potete gustare caldo. E niente, quindi mi sono messa lì con il mio caffè latte, il mio pano cioccolà, faccio colazione e tutto. A un certo punto dico: ma vediamo a che punto è l'ordine di Amazon, e lì mi è venuta l'illuminazione. E quindi ho realizzato: mi sa che devo fare le cose un po' più rapidamente. Solo che poi ho detto: è inutile che vado se poi non l'hanno consegnato, no? Perché mi dava in consegna fino alle 22 di stasera, quindi. Ho detto, boh, magari arrivano lì, è chiuso e lo riportano indietro, io sono andata giù per niente, no? E invece no, adesso mi è arrivata la notifica che l'hanno consegnato, quindi andiamo a recuperarlo. Io sono super entusiasta, così per pranzo proviamo ad utilizzarla e vediamo cosa esce, perché vorrei farmi il centrifugato di pomodoro. Non chiedete, è una di quelle cose che mi piacciono tantissimo. Io da piccola i miei mi davano sempre il succo di pomodoro come sfizio, condito ovviamente, e da lì ho sempre gradito i centrifugati di verdura, diciamo. E niente, quindi mi sono comprata il sedano, i pomodori e speriamo che esca qualcosa. Va bene, allora mi sono truccata, sono pronta, adesso finisco di vestirmi e vado. Tra l'altro oggi un tempaccio, davano bello, ma direi di no. Rieccomi ragazze, sono rientrata e con la mia macchina per le centrifughe, che tra l'altro mi sono portata in braccio tutto il tempo perché non ho pensato di portarmi un sacchetto, effettivamente avrei dovuto farlo, però vabbè, fa niente, l'importante è che sia arrivata sana e salva a casa. Tra l'altro poi dopo la apro e vi faccio sapere perché c'era il sigillo che non era del tutto incollato, quindi questa cosa non mi fa mai ben sperare. Ma non volevo dirvi questo, volevo dirvi che oltre alla macchina per centrifughe, che direi che visto che ne sto parlando ve la mostro, allora che è questa, aspettate che vorrei evitare di mostrare tutti i miei dati, sì, ok, questa qua della Cecotec, poi dopo la proviamo insieme, quindi vi faccio sapere. Tra l'altro prima vi parlavo del succo di pomodoro e vedete, allora non è così strano fare questo succo di pomodori. E niente, vabbè, ho preso questa che sì, potremmo anche spacchettarla insieme. Allora, devo fare un po' di spazio per fare questo lavoro, però, perché ho tutto veramente buttato. Tra l'altro qua spuntano un paio di pantaloni che devo sistemare. Allora, apriamola insieme e poi dopo vi faccio vedere cosa altro ho acquistato, perché mentre aspettavo 30 minuti l'autobus, ne ho approfittato per andare in una parafarmacia a cercare le creme solari, ma dopo vi dico. Intanto, questa qui è la macchina per le centrifughe che sì, è imballata bene, che vedete è imballata così. E sì, no, forse conviene che ve la mostro più tardi, già spacchettata e pronta all'utilizzo, perché così mi sembra un po' indaginosa da mostrare. Invece, vi mostro quello che ho acquistato in parafarmacia. Allora, dovete sapere che vi faccio questa premessa. Ieri sono andata al mare, come avete visto, e avevo ancora la crema solare dello scorso anno, che è questa qui della NUXE. Quest'anno ho detto va bene, provo una nuova, e anche se mi ero trovata benissimo con questa. E quindi niente, ho pensato, venerdì sono andata a dare un'occhiata, però non ho trovato niente di particolarmente conveniente a livello di sconti. Ok, allora ho detto vabbè, aspetto ancora un attimo. Nel frattempo, ieri sono andata al mare e mi sono messa lei e ragazze, cioè è imbattibile. Cioè, mi ha risvegliato nella mente il perché l'ho amata così tanto, perché ha un profumo paradisiaco, non si incolla la sabbia, non si incolla niente addosso, ma soprattutto il profumo paradisiaco che lascia sulla pelle, che non è
eccessiva, cioè è molto forte, è persistente, però ed è anche dolce, ma non è quel dolce che disgusta. È un dolce particolare perché io, per esempio, detesto la vaniglia, eppure questa la adoro, però è molto soggettivo. Quindi, se volete comprare le cose della Nuxe, vi consiglio sempre di andare ad annusare il loro olio e l'odore, diciamo, che è lo stesso. Comunque, niente, quest'anno, allora, alla fine ho deciso di ricomprare quella della Nuxe. Solo che con la protezione 50, perché quest'anno sono andata a fare la mappatura dei nei e si è visto che ho diversi nei per cui devo prestare attenzione e quindi mi sono sentita più tranquilla a comprare la 50, mi è sembrata una scelta più saggia e quindi ho preso questo qui che aveva in omaggio anche questa qua. Ci sono sempre svariati sconti per la Nuxe, quindi guardateci bene. Perché a prezzo pieno è molto, cioè è abbastanza costosa. E comunque niente. E poi c'era questo regalo che, da quello che ho capito, After Sun Hair and Body Shampoo, che quindi è uno shampoo da usare dopo l'esposizione al sole. Molto interessante, non l'ho mai. Shampoo doccia dopo sole, rinfresca ed elimina i filtri UV, sale, cloro e sabbia, corpo e capelli. Vi farò sapere nel corso di quest'estate. E poi ho preso invece per il viso, sono curiosissima, la proviamo anche insieme adesso, magari sulla mano. Questa qui di La Roche-Posay. Stamattina mi sono guardata diversi video sui filtri solari e questo l'ho sentito in diversi video, recensito bene, però quello idratante. Questo qui invece è il fluido invisibile, quindi boh, speriamo che sia buona, perché io se c'è una cosa che odio sono i filtri solari che rimangono visibili sulla pelle, perché cioè, poi se uno si deve truccare non è che può andare in giro bianco, cadavere. Allora è liquidissima, aiuto, cioè avete visto? Allora, l'odore non è il massimo. Ma è sparita. Ora non riesco a capire se è così liquido perché va shakerato un attimo. Secondo me è liquidissima. Aiuto. No, ci riproviamo perché no, è veramente liquida, ragazzi. Cioè, per darvi l'idea. E quasi quasi potrei anche metterla. Allora, è da testare perché secondo me è troppo poco idratante per la mia pelle, quindi non so, forse questa va bene più verso i mesi tipo agosto o giù di lì, quando ho la pelle più grassa, perché è veramente forse per questo periodo troppo poco idratante, però vabbè, vedremo. E comunque trasparente. Si è assorbita bene, come vedete, non lascia aloni, cose varie. Ero indecisa tra questa e quella della Isdin. Forse avrei dovuto prendere l'altra a questo punto, perché questa pensavo fosse più densa, ecco. Invece no, quella più densa è quella con la scritta blu, come avevo in realtà, cioè come avrei dovuto sospettare, visto che i video che avevo visto erano di quella là, non di questa. Però non lo so, vabbè, vediamo. E in omaggio mi hanno regalato questa. Comunque, questa crema qua della Roche-Posay, cioè io no, non posso dire niente, nel senso che la sto provando adesso senza un criterio, quindi poi ve ne parlerò più avanti, ecco, perché è comunque un'ottima crema perché è trasparente, quindi il suo lavoro lo fa. E appunto l'unica cosa è che speravo fosse un po' più idratante. Detto questo, mi hanno dato in omaggio questa borsa qua della Nuxe, che è carinissima, ragazze. Allora, bella capiente. Questa qui è ottima per mettere gli asciugamani quando si va in spiaggia, perché non rimangono chiusi e quindi poi non puzzano. E anche tra l'altro le manici della borsa sono belli morbidi, cosa molto rara perché di solito, non so voi, vi portano via tutta la spalla.
Ultima cosa che vi mostro, poi basta perché 7 minuti che parlo, questo vlog forse uscirà infinito, è quello che ho preso ieri, che vi dicevo che ho acquistato da Casanova, che è questo qui, l'eye mop. Io non l'ho ancora provato, oggi lo testeremo insieme. Comunque qua dice trasforma l'acqua in detergente naturale, bisogna riempire con l'acqua e il sale da cucina e basta. Chi lo sa, vediamo. Comunque questo qui era in offerta, io l'ho pagato 19 euro, perché 50 euro, vi dico la verità, non l'avrei mai pagato, e, però per 19 euro secondo me si può fare, e dopo comunque lo proviamo insieme perché devo pulire un po' casa. Detto questo, ora io vado a guardarmi un altro po' della mia serie coreana, che ho iniziato ieri sera, e io non so, stravedo per le serie coreane, sono proprio belle, romantiche, non so, mi fanno sempre molto sognare in qualche modo, e quindi niente, poi preparerò il pranzo, credo che oggi mangerò la bresaola con un bel centrifugato, quindi ci rivediamo più tardi per provare la centrifuga, e poi niente, oggi pomeriggio diamo una pulita qua a casa e poi dovrei fare un po' di yoga, perché credo che sia necessaria per la mia schiena, quindi a dopo. Allora ragazzi, ho tagliato tutta la verdura da mettere dentro la centrifuga, ci metterò 2 pomodori, il sedano e una carota. Spero di tutto cuore che riesca a uscire un po' di succo, perché in effetti, a parte il pomodoro, il resto non credo che contenga così tanto succo. Comunque noi ci proviamo, è il primo tentativo che faccio. Ho montato la macchina e l'ho sciacquata, e niente, quindi adesso speriamo, vi porto con me così vediamo cosa combino. Ok, allora vi lascio qua sotto, vediamo cosa riesco a fare. Che disastri riuscirò a combinare questa volta. Attacco la presa e si accende. Poi, dalle istruzioni non ho ben capito come funziona, quindi credo che farò così. L'accendo. Ok, è partita, si è girata da sola, perfetto. Ok, sono terrorizzata da fare questa cosa. Comunque proviamo. Allora, non so se prima bisogna mettere le cose o... prima vabbè, perché lo spinge fuori da qua, quindi non riesco a capire come poter tenere all'interno questo affare che scivola. Ah, scivola perché sotto c'è l'acqua. Allora devo risolvere anche questo piccolo problemino. Primo inghippo, siccome sotto è bagnato non sta fermo, quindi vediamo se così sta fermo. Con mezzo pomodoro, poi questo qui sa di tagliaerba, ragazzi, cioè l'odore è quello del tagliaerba. Allora ragazzi, eccolo qui il mio primo centrifugato. Adesso forse dovrei prendere un cucchiaio che lo giro un attimo, perché si è un po' separato. Ok, vediamo che gusto ha così e poi decido cosa metterci dentro. È buonissimo. Mamma mia ragazzi, è buonissimo. Credo che non ci aggiungerò niente, perché inspiegabilmente è salato. Naturalmente non so cosa gli abbia dato questo questo gusto così di sale, perché forse il pomodoro o forse il sedano. Comunque sta di fatto che è veramente squisito. Forse un po' di pepe potrebbe starci bene,
un filino, ma proprio una micro spolverata perché gli dà un po' di aroma. Vabbè, comunque credo che lo berrò così, questo qui, perché è veramente super. E le dosi perfette per un bicchiere. Quindi da qui devo iniziare a segnarmi, farò credo un quaderno con tutti i centrifugati che faccio, così poi so regolarmi, perché per me è proprio un mondo inesplorato e niente, sono super curiosa. Fatemi sapere voi giù nei commenti se sapete, se fate qualche centrifugato particolare oppure anche qualche frappè, qualsiasi cosa, e datemi dei consigli se ne sapete qualcosa, perché sono super curiosa di provarne altri nuovi. E niente, adesso mi preparo un po' di valesaola e pranzo, e poi tra l'altro devo finire questo povero finocchio che sta arrivando proprio alla fine dei suoi giorni, quindi devo assolutamente mangiarlo oggi. E niente, a dopo. Allora ragazze, come potete immaginare, ora è sera e mi sono già messa a letto. Non ho più registrato contenuti alla fine oggi pomeriggio perché non ce l'ho proprio fatta. Anche perché oggi pomeriggio, dopo il video quello della centrifuga, mi sono fatta poi un porridge perché avevo ancora fame e la bresaola non mi ha decisamente saziata. E mi sono riposata una mezz'oretta e poi ho tolto dallo stendino le cose che avevo lavato e ho iniziato ad accennare un cambio armadi, quindi avevo bisogno diciamo di un po' di concentrazione e più che altro per capire dove mettere le cose, perché essendo che appunto questa casa, in questa casa vivo da pochi mesi, non ho ancora dovuto fare un cambio armadi, quindi ci vuole un po' di fantasia per infilare tutto in un monolocale e quindi niente, mi sono concentrata su quello. E quindi nei prossimi giorni, se riesco, vi riprendo l'utilizzo della scopa, cioè dello straccio di Casanova, dell'iMop, e che appunto, come vi dicevo, oggi non sono proprio riuscita a passare, ma va bene così perché alla fine ho fatto tante altre cose. E niente, come avete visto, la macchina per le centrifughe funziona e quindi sono molto contenta, anche se da lavare è una vera menata, ve lo dico, perché ci sono mille pezzi e io, non avendo la lavastoviglie, ho dovuto passare tutto a mano e ci ho messo una vita. Però va bene così, perché alla fine in una giornata ho mangiato un sacco di verdura. E basta ragazze, io adesso vado a dormire perché sono le 22:30, tra l'altro ho anche fatto la doccia, e quindi sono proprio cotta, rilassata. E niente, vi dicevo che domani mi devo svegliare alle 5:30, quindi niente, credo che adesso vado a struccarmi e poi credo che andrò a dormire, perché appunto almeno prima di mezzanotte spero di riuscire ad addormentarmi. E basta, questo è tutto, fatemi sapere con un commento se questa tipologia di video vi tiene compagnia, vi piace, e così so se registrarvi altri contenuti di questo tipo, magari in weekend come questi in cui sono da sola. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!